Come ho detto di là, ho chiuso gli occhi e ho calciato. Ho cercato solo di prendere la porta, che con non so quanta gente c'era davanti, e forse mi è rimbalzata anche male. Quindi è importante aver preso la porta, aver fatto gol e una vittoria importante. Vincere, cioè fare gol al 95esimo, una partita forse che già tutti credevano avessimo pareggiato, direi che è Non un'emozione. Non so so quanti tiri abbia fatto la propria Cenza in porta. Penso abbiamo amministrato bene la partita. E poi dopo abbiamo preso un gol, forse ha fatto un gran gol, l'1-1 su calcio d'angolo, e ci sta, in Serie C i calci piazzati sono importantissimi. E poi dopo abbiamo reagito subito, abbiamo fatto il 2-1, poi dopo purtroppo abbiamo preso due pari, però ci abbiamo ricreduto, perché penso che in 1 minuto e mezzo abbiamo avuto forse due o tre occasioni per fare gol. Miguel tirò al volo, ancora Miguel, e poi il mio gol. Quindi in 1 minuto e mezzo ci abbiamo creduto. Quello che chiede il mister è dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi. Giocare a calcio, giocare palla a terra, se si sbaglia non fa niente, perché sbagliano tutti, e di continuare a imporre il nostro gioco e basta. L'abbiamo fatto vedere giovedì, l'abbiamo fatto vedere oggi, perché comunque penso che prendere due schiaffi come abbiamo preso noi, 2-1 e due pari, non era facile poi vincere la partita. Quindi penso che sotto l'aspetto morale siamo migliorati tanto, e anche sotto l'aspetto del gioco. Poi, come ho già detto, del vecchio mister non voglio parlare, perché ognuno fa le sue scelte. Il mister era in un modo e il mister Petrone in un altro, quindi siamo tutti fatti in modo diverso. Sicuro, però la gara di sabato è una gara a sé, una gara che affrontare con questo morale sicuramente forse ci dà un pizzico in più, però è sempre un derby sentitissimo, e quindi andiamo là e cercheremo di vincere la partita, anche perché per cercare di fare quel qualcosa che è difficilissimo, dobbiamo vincere a Livorno. E poi, il derby, se si vince, siamo contenti tutti.